Radio Radicale, siamo con Stefano Fassina di LeU per parlare con lui della rinnovata polemica sul reddito di cittadinanza. Ieri abbiamo visto delle immagini bellissime a Cernobbio dove sia Salvini che la Meloni si sono fotografati e hanno rilanciato questa battaglia contro il reddito, anzi contro il metadone, diciamo così. Allora, volevo chiederle innanzitutto lei che ne pensa, si tratta di polemiche pretestuose oppure se ritiene davvero, come ha detto qualche imprenditore in questi mesi estivi, che il reddito di cittadinanza è stata una concorrenza sleale nei confronti della ricerca di lavoro? Le immagini di ieri di Cernobbio sono state davvero imbarazzanti. Vedere i due principali esponenti del cosiddetto fronte anti-elite, anti-establishment, inginocchiarsi di fronte ai manager delle più grandi imprese italiane e multinazionali ha dato il senso. Della parte dove si collocano queste figure. C'è una corsa a diciamo fare da sponda da parte di sedicenti leader politici a fare la sponda a Confindustria, quindi Meloni, Salvini, Renzi, tutti contro il reddito di cittadinanza, con l'inconsapevolezza o la volontaria strumentalità di disconoscere che la stragrande maggioranza di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza è in condizioni di povertà, è in condizioni di povertà educativa, è in condizioni di povertà professionale, e quindi è molto difficile ricollocare, tanto più in una fase in cui abbiamo visto venir meno 1 milione di occupati. È davvero ridicolo che questi signori continuino a denunciare la inefficacia del reddito di cittadinanza ai fini della collocazione al lavoro quando appunto è avvenuta questa catastrofe rispetto agli occupati. È evidente che c'è da migliorare la parte che riguarda le politiche attive. Ma il reddito di cittadinanza è stata, diciamo, una difesa importante in questi 18 mesi per evitare che milioni di famiglie vivessero un dramma ancora più intenso, dalla povertà, dall'assenza di lavoro dovuta al Covid. Vuole dire qualcosa sul termine che è stato utilizzato, metadone? Ma mi dispiace che Giorgia Meloni, che avevo capito volesse interpretare anche il ruolo di destra sociale, si riferisca in questo modo ai poveri. Siamo tornati all'epoca premoderna, quando la povertà appunto era colpa dei poveri. E mi dispiace appunto che Giorgia Meloni, che aveva manifestato qualche segno di autonomia rispetto all'offensiva patronale per il governo Draghi, a Cernobbio si sia inginocchiata e sia stata così subalterna al messaggio che viene da Confindustria, che vorrebbe continuare a sfruttare i lavoratori a 3 euro l'ora, perché il reddito di cittadinanza è anche un minimale e temporaneo argine di cosiddetto salario di riserva. E il problema non è il reddito di cittadinanza, il problema è dare a lavoratrici e lavoratori, anche a quelli più giovani, condizioni di lavoro dignitose. Allora, qualcuno dice che il rimbalzo dell'economia offre di più rispetto al reddito di cittadinanza. Allora, di fronte a un rimbalzo del 5,8%, ritiene che molti saranno tentati a lasciare il reddito di cittadinanza per andare al lavoro oppure ritiene che ci sia una sorta di elasticità dell'offerta che induce qualcuno a restare ancora nel reddito di cittadinanza e come ha trovato gli esempi che sono stati fatti. Ma innanzitutto il reddito di cittadinanza da qualche tempo è compatibile con lavori a tempo determinato, fino a 10.000 euro di reddito da lavoro. Secondo, il rimbalzo in molti casi avviene diciamo, in ambiti che portano poi le imprese
chiedere lavoro sottopagato, rispetto al quale il problema, ripeto, non è il reddito di cittadinanza, che è temporaneo. Il lavoratore non lo percepisce a tempo indefinito, al massimo 18 mesi, entro i quali dovrebbe ricevere tre offerte di Ecco, lavoro. adesso non c'è il blocco per lo stato d'emergenza, oppure. No, no, i tempi rimangono gli stessi. È evidente che quando un'economia perde 1 milione di occupati, i posti di lavoro da offrire sono molto pochi. Ora c'è una ripresa, ma che andrebbe affrontata da parte delle imprese. Investendo sul lavoro invece che in molti casi purtroppo a cercare di lavoratori a più basso salario o compenso possibile. Anche 2 giorni fa mi è capitato di incontrare un lavoratore che è stato assunto per il controllo della temperatura agli accessi di una fiera e che gli danno 4 euro l'ora. È evidente che con 4 euro l'ora per 10 ore di lavoro diventa complicato poi trovare lavoratori, ma il problema è il compenso che si dà e la dignità del lavoro, non il reddito di cittadinanza. Ultima valutazione, pensa che Draghi avallerà qualche modifica al reddito di cittadinanza oppure ritiene che sia un garante di questo? Il reddito di cittadinanza ha bisogno di modifiche nella parte che riguarda le politiche attive. E quindi ritengo che Draghi raccoglierà il lavoro che stanno facendo al Ministero del Lavoro, come già è stato fatto per quanto riguarda ANPAL, che è stata commissariata e è diciamo, nell'ambito di un processo di riorganizzazione. Quindi non è una difesa a prescindere, diciamo, l'impianto che è stato definito e attuato. Il punto è che da destra si vuole eliminare appunto questo modesto e temporaneo salario di riserva per consentire alle grandi imprese di continuare a sfruttare i lavoratori. Grazie a Stefano Fassina. Grazie a te.